Una storia d'amore e di indagine, o viceversa. E questo è il fil rouge che lega e tiene su la traccia di Dopo un breve sonno, l'ultima fatica letteraria, l'ultimo romanzo dell'attore, regista e scrittore Francesco Tranquilli, che è qui in studio. Buongiorno. Buongiorno. Salutiamo e ringraziamo anche Valentina Pacetti, attrice, buongiorno, che tra poco insomma, ci guiderà anche in una lettura di alcuni estratti di questo libro. La copertina la vedete alle mie spalle. Intanto ben ritrovato, professor Grazie. Tranquilli. Oh, dopo un breve sonno, un sonno agitato, un sonno sicuramente denso e ricco di spunti. Sì, beh, di solito il sonno è sempre molto ricco di cose, perché quando uno si risveglia, a volte si risveglia bruscamente, ma anche il sonno può essere abbastanza travagliato. Questo è stato un sonno lungo sia dal punto di vista della scrittura, perché è un libro che ha aspettato un po' di tempo per uscire, e poi anche la protagonista di questo libro, Alice, si risveglia dopo un breve sonno e si ritrova in una dimensione imprevista della sua esistenza. Ecco, in che genere possiamo collocare questo libro che, come più volte ha sottolineato lei stesso, non si può forse inquadrare in una fattispecie? Ah, infatti questa è una domanda molto, molto delicata, perché questo è un libro che ha fatto fatica a uscire perché non appartiene a nessun genere in particolare, o meglio, è una commistione di tanti generi. E la cosa particolare, dal punto di vista del lettore, è che uno si aspetta sempre qualcosa, ma questo qualcosa viene soddisfatto solo in parte. Per cui è una storia di indagine, come hai detto giustamente, perché c'è questa donna che è rimasta sola al mondo dopo la scomparsa del figlio, che deve cercare di capire cosa è successo, ma nessuno sembra volerla aiutare. Quindi è una storia di indagine, ma anche un'indagine non solo sui fatti, un'indagine anche su se stessa, sulla sua storia, sul rapporto con questo bambino, sul rapporto con le altre persone che vivono in questo paese senza nome, ma è comunque un paese delle Marche, un paese di collina, dove si svolge tutta la storia. E quindi È peculiare, no, che abbia scelto una protagonista donna, soprattutto quando lo scrivente, come dire, è un uomo, quindi esplora una dimensione psicologica, relazionale, addirittura proiettando la maternità, quindi esplorando anche certi stati d'animo che evidentemente solo le donne conoscono, no, per il semplice fatto di aver portato avanti una gravidanza con tutto ciò che ne consegue. Termini di un legame inscindibile. E sì, si dice che uno debba scrivere solo di cose che conosce, no? Questo è una specie di luogo comune, però spesso uno scrive anche di cose che vuole conoscere, che vuole capire, perché in fondo la scrittura è un modo di esplorare, è un modo di conoscere gli altri, di conoscere se stessi. Per cui diciamo che ho voluto provarci. E in passato avevo già scritto cose con un punto di vista femminile, per fare un po' di gavetta, e questa storia però era la storia di Alice, quindi non mi sentivo di fare il narratore, quello che sa tutto, che sta fuori, che osserva e che interpreta e che guida il lettore. E immaginavo che l'unico modo per raccontare questa storia fosse da dentro. E quindi ho cercato anche di scrivere in un modo che non è quello mio, ma in un certo senso è come se fosse tutto un lungo monologo teatrale, di Alice, e quindi dovevo cercare una voce diversa. E una voce l'abbiamo trovata, anzi l'ha trovata Sì. nella figura, nella voce di Valentina Pacetti, che insomma conosciamo anche quando abbiamo presentato insomma, vari spettacoli che avete curato e portato in scena assieme e che oggi appunto presta la voce ad Alice. Quindi mi farebbe piacere, Valentina, condividere un Certo. passaggio del romanzo. Nessuna paura né passione può far battere il cuore di una donna più delle parole che mi svegliarono.
Mamma, sto male. Non ero sicura che non fosse un delirio finché non l'abbracciai stretto. Il bambino mi si aggrappò al collo con una forza che non gli conoscevo. Scottava. Daniele, amore mio, che cos'hai? Ho tanto mal di testa. Lo presi in braccio e lo stesi sul letto in cui avevo dormito senza sognare. Mi resi conto di essere attanagliata anch'io da un'emicrania feroce. La sera prima avevo esagerato, con i superalcolici e anche con le pasticche per dormire, forse. Accesi la luce sul comodino, gli tolsi i sandali, gli appoggiai la testa sul cuscino, mi sedetti accanto a lui, gli poggiai il palmo sulla fronte. Oh, sembra invecchiato, ma è naturale, ha 5 anni ora. Non avevo bisogno di termometri per capire che la febbre era altissima. Naturalmente era inutile chiedere alla reception se avessero della tachipirina. Guardai l'orologio, le 4:04. A quell'ora potevo fare una cosa sola. «Mamma, non mi lasciare solo», si lamentò Daniele. «No, amore, mai più. Mamma torna subito». Presi dei fazzoletti di carta dalla borsa. In bagno l'acqua usciva tiepida dal rubinetto. La feci scorrere finché non venne più fresca. Riempì un bicchiere di plastica e lo portai accanto al letto. Daniele si lamentava piano. Bagnai un fazzoletto e glielo stesi sulla fronte. «Vedrai, starai subito meglio. Poi mi racconti tutto». Daniele mi sorrise. Dopo qualche minuto respirò più calmo e chiuse gli occhi. Li chiusi anch'io, ma li riaprì subito, nella paura di svegliarmi da un sogno crudele. Gli sistemai un nuovo fazzoletto intriso d'acqua fresca sulla fronte. Usai quello ormai caldo per frenare le lacrime che mi scendevano fredde lungo il viso. Perché? Le lascerò andare, invece. Ora lui dorme. Il cuore, che non aveva smesso di martellarmi il petto da quando avevo sentito la sua voce, accettò di rallentare. Quando era scomparso, Daniele aveva 4 anni. E ormai ero certa che non l'avrei più rivisto. Beh, questo è proprio l'apertura. Questo è l'inizio, sì. È l'inizio. Quindi un inizio piuttosto impattante. Si parte subito da un racconto che chi legge inevitabilmente rimane coinvolto, no? Cioè sembra quasi di vederla davanti agli occhi questa scena, una mamma disperata che cerca di rincuorare il proprio figlio e di farsi forza. Questo è un inizio che, devo dire, è venuto da solo e è rimasto praticamente così. Il libro è quasi tutto in questo primo capitolo, perché è la storia della scomparsa misteriosa di Daniele. E c'è Alice che si sveglia da questo breve sonno e scopre che la sua vita è completamente cambiata. E il libro è fatto tutto di questi capitoli molto brevi perché vuole avere un ritmo tale che sia difficile lasciarlo in sospeso. E poi devo dire che il rapporto fra Alice e Daniele, è come. Allora, tu dicevi prima è difficile entrare nello stato d'animo, nel modo di pensare, nel modo di rapportarsi di una madre col figlio. Però io credo che, a parte le evidenti differenze di gestazione, credo che il rapporto fisico-carnale con un bambino piccolo sia molto simile anche per il genitore uomo, per il padre. E quindi non credo che sia una cosa incomprensibile la sofferenza, per un uomo voglio dire, la sofferenza di una madre di fronte al dolore, alla malattia. E allora perché ha scelto come protagonista una donna? Beh, questo è una bella domanda,
perché come forse poi sentiremo nell'altro brano che volevo che Valentina leggesse, a questo proposito la volevo ringraziare non solo per la lettura, ma anche perché lei è stata una di quelle persone che ha letto questo libro a distanza di un po' di tempo, quando io avevo ormai rinunciato a pubblicarlo, e mi ha incoraggiato a riprovarci, perché l'ha sentito molto, molto vicino. Perché una donna? Perché la storia? Perché io credo che la nostra società, dal punto di vista dell'educazione, della crescita dei bambini, del rapporto con l'infanzia, sia molto squilibrata. Per cui ogni, è come se ogni responsabilità, come vedremo poi nel corso della storia, come lo vedrà chi leggerà, ogni responsabilità nei confronti di ciò che non va bene, di ciò che va male, di ciò che va storto, tutte le cose che sono capitate a Daniele, che forse si capiscono solo alla fine, siano responsabilità solo della madre. È come se la maternità fosse un pilastro della società, però soprattutto per le cose che vanno storte. È come se il merito delle cose buone che fanno i figli fosse dei padri e invece il demerito fosse delle madri. Io credo che ci sia un grande squilibrio dal punto di vista dell'idea sociale che abbiamo. Le faccio una domanda impertinente. Questa considerazione arriva anche alla luce della sua esperienza da insegnante? Sì. E, d'altra parte. Sì, è una domanda impertinente. No, sì, è una domanda impertinente, sì, arriva anche da questo. D'altra parte, si sa che quando un ragazzino ha problemi o si comporta male, la prima cosa che viene nel linguaggio popolare è dirgli: ma tua madre non ti ha insegnato niente. Mm. E, è vero che per secoli, per millenni, la principale cura e il maternaggio per definizione è delegata alla madre, ma questa è una cosa che nasce quando gli uomini andavano a cacciare le tigri dai denti a sciabola fuori dalle caverne, e che nel XXI secolo le madri debbano avere tutta la responsabilità della buona crescita, dell'educazione, dell'equilibrio, della maturazione dei figli, mi sembra un po' troppo comodo. È come se gli uomini accettassero comunque anche da adulti di restare figli, perché tanto hanno avuto una madre, o magari ne cercano una nuova compagna che però gli faccia da madre. È come se gli uomini accettassero di essere perpetuamente immaturi, e le donne invece fossero costrette dalla maternità a diventare adulte. Delle superdonne. Delle superdonne, sì. E infatti questa storia è una storia quasi completamente femminile, cioè i personaggi maschili sono, non dico meno importanti, ma comunque non centrali. E Alice si ribella a questa concezione sociale della donna, che perché madre... No, smette quasi di vivere a un certo punto, perché ha il peso, sì, che diventa non una gioia, ma veramente un macigno. Alice è una donna che soprattutto ha un carattere incrollabile, e se trova un appoggio in qualcuno lo trova in un'altra donna, in Carla, che è l'altra protagonista di questa storia. A proposito di questa domanda, mi veniva in mente Samantha Cristoforetti, che è una donna di competenza, di qualità eccezionali, che è partita per 6 mesi per andare a fare l'astronauta, e moltissimi giornalisti non hanno saputo che domande fare, se non come faranno i suoi bambini senza di lei. È evidente che questa donna ha una persona al suo fianco che non si sente figlio, ma si sente perfettamente genitore, e in grado di prendersi cura dei figli quando la madre è lontana. Lei è molto lontana, sta nello spazio.
E in un certo senso, quando Alice si trova in questo spazio della narrazione, non ha possibilità di appoggiarsi a nessuno, invece, se non a Carla. Carla, che è una figura centrale, che però, beh, naturalmente, come in un romanzo d'indagine, nasconde un mistero. E noi questo mistero non lo vogliamo assolutamente svelare, non vogliamo fare spoiler, stiamo cercando soltanto di, come dire, rendere accattivante la presentazione in modo tale poi mettere in moto la curiosità, no, verso questo romanzo. Però vorrei chiedere a Valentina, visto che è stata tra le prime lettrici, insomma, di questo romanzo, il perché piaccia particolarmente alle donne. Non voglio pensare per il semplice fatto che abbia come protagonista una donna, no? Sarebbe svilente anche per la categoria Certo. femminile. Perché la storia ti tocca nel profondo, e non solo la storia, anche il modo in cui Francesco la racconta. Riesce ad arrivare veramente a toccare delle corde in modo delicato e incisivo. Vogliamo leggere un altro passaggio, Vai Ina? via. Quella notte il mio compagno di letto più fedele tornò a farmi compagnia e a tenermi sveglia. Negli ultimi 4 mesi, da quando le ricerche di Daniele si erano arenate e mio marito aveva scelto di passare a miglior vita con la polacca, lui non era rimasto una notte, un'ora lontano da me, unico compagno davvero affidabile e sempre presente. Aveva portato con sé le sue amiche, insonnia e depressione, e da bere moltissimo, a piacere. Piacere che poi non arrivava mai. Erano solo 2 giorni che non trovavo tempo per lui, prima presa dalle cure immediate a Daniele, poi dalla speranza di scoprire il mistero che racchiudeva e lottava per dimenticare. Ma ora il mio amico dei tempi migliori, il mio inseparabile compagno d'infanzia, era tornato. L'avevo conosciuto in prima elementare, anche se probabilmente me l'aveva trasmesso mia madre con il suo latte. Ma solo con i primi rimproveri di mio padre per i risultati scolastici, per la pagella mediocre, avevo scoperto il suo nome. Senso di colpa. Da allora, anche se io cercavo in tutti i modi di sfuggire alla sua corte insistente, fingendo di ignorare anche la sua esistenza, non mi aveva più lasciata. I miei me lo proponevano come modello di vita ogni momento, quando volevo portare una gonna più corta, quando faticavo troppo per ottenere un inutile diploma, se servivo ai tavoli fino a tardi e rientravo all'alba. Se un ragazzo voleva accompagnarmi fin sotto casa o portarmi fuori, il mio amico d'infanzia si opponeva sempre, geloso e muto, pronto a spogliarmi dell'adolescenza e poi della gioventù. Farmi respingere le intenzioni matrimoniali del bravo ragazzo della porta accanto per gettarmi nel letto di uno scavezzacollo fu una mossa da maestro. Sarei stata sua per sempre. Ma il suo vero trionfo, l'avvento della sua dittatura, fu la nascita di Daniele. Molte donne senza figli, anche se lo negano, si sentono a disagio per non averne, come se stessero sfuggendo alla natura, come se si sentissero imperfette. Ma solo con la maternità scopri che proprio il senso di colpa è la base su cui si fonda il rapporto con tuo figlio. Se non gli puoi dare il tuo latte, se si ammala da piccolo, se non è vestito bene, se non ha tutto ciò che i suoi coetanei hanno, se non è un modello di compitezza ed educazione, la spiegazione necessaria e sufficiente che tutti sanno e ti comunicano è una: colpa di sua madre. Se lo ami troppo sei morbosa, se troppo poco sei inaffettiva, se perdi la calma è perché non sai combattere l'ansia, se ti controlli è perché non ti lasci andare abbastanza. Dai sudore, sangue e lacrime per un sorriso di tuo figlio e nessuno ti ringrazierà mai.
Nemmeno lui. Salvo rinfacciarti tutti i tuoi errori, compresi quelli che non hai commesso. Quando Daniele era scomparso, un anno prima, suo padre, invece di stare con lui, di giocare a pallone, cercare lucertole o fare qualunque maledetta cosa un padre debba fare con un figlio durante una scampagnata, era al telefono con la sua ragazzina. Mentre la madre di suo figlio aveva chiuso gli occhi un momento, sfinita, sicura che nulla potesse accadere di male in quella radura deserta al riparo dal sole. Ma quando aveva riaperto gli occhi e si era ritrovata sola, quando l'intero universo era stato invaso dalla disperazione di ritrovare Daniele, Ivano aveva raccolto le rassicurazioni e gli incoraggiamenti dei familiari, degli amici, dei colleghi, mentre ogni sguardo sfuggente e sorriso di circostanza sembrava marchiare lei, sua madre, di un segno rosso indelebile, di una domanda inespressa. Sua madre dov'era? Adesso ero io a urlare la stessa domanda al mondo intero. Io sono qui con lui. Voi dove siete tutti quanti? E questo è un passaggio ancor più incisivo, no? Perché attraversa le inquietudini, attraversa, come dire, un nemico che è comune a tutti, forse più alle donne per le ragioni che ben esposte sono nel libro, il senso di colpa. È un'indagine che immagino abbia compiuto anche attraverso l'ausilio di una figura professionale nella stesura di questo testo. Sì, perché come ogni volta che ci si mette a raccontare una storia e abbiamo bisogno di essere credibili nel modo di raccontarla, vabbè, ci si documenta e quindi ho chiesto l'aiuto di una psicoterapeuta che mi aiutasse a delineare meglio la figura di Carla, anche se poi la trama l'avevo pensata io, però Carla prende in cura Daniele, cerca di capire che cosa gli è successo e questo percorso doveva essere raccontato nella maniera più credibile, più precisa possibile. E per quello che riguarda invece il senso di colpa, io credo che ne siamo tutti esperti, perché è una cosa veramente che respiriamo con l'educazione, con la cultura, e quindi è difficile che ci sia qualcuno veramente che non si sente in difetto per qualcosa che ha fatto o che non ha fatto. È vero, però, come dicevamo poco fa, che spesso gli uomini sono più scivolosi da questo punto di vista e molto spesso tendono ad autoassolversi. Questa è anche la storia di alcuni, di un uomo, che si autoassolve, o di due uomini che si autoassolvono, e quando c'è una persona che non si assume la sua parte di responsabilità, inevitabilmente questa parte di responsabilità ricade sulle spalle delle persone che stanno più vicino. Però io ho cercato, scrivendo questo libro, di conciliare due cose. Una storia che fosse inquietante, che fosse insomma coinvolgente e tutto sommato anche un po' perturbante, come è stato detto giustamente da qualcuno, e al tempo stesso di lasciare il lettore, la lettrice, insomma chiunque, con una sensazione di serenità una volta che il mistero che avvolge questa scomparsa di Daniele viene chiarito. È stata una impresa difficile, però è stato anche un percorso che ho attraversato io scrivendolo, perché la verità è che non si può scrivere niente che non abbiamo dentro. E quindi forse in questo libro c'è anche il mio aspetto materno, c'è anche il mio senso di colpa. Tra l'altro ascoltavo anche tra i passaggi un altro tema delicato, sofferto, quella della mancata maternità, no? Sì. E questo è un tema anche scivoloso, no? Perché ci sono donne che per scelta decidono di non diventare madri,
donne che invece non riescono. E magari, anche se potrebbero avere biologicamente tutti i requisiti per farlo, no? Sì. Però, effettivamente, quando si decide poi di costruire un percorso insieme, lo si sente dire tante volte, no? Ci si sposa, quindi necessariamente si deve fare figli, perché la famiglia è composta da moglie, marito e da figli. Questo, come dire, è il retaggio culturale. Questo che è il retaggio ci vuole culturale, sì, della tradizione da cui proveniamo. Io credo che... Ed è una cosa, purtroppo, scusami Francesco, niente, molto più diffusa di quello che si pensa. Sì, perché a parole siamo tutti molto moderni e emancipati. In pratica poi ci portiamo dietro un retaggio anche inconsapevole che ci pesa sulle spalle. Io credo che la cosa veramente essenziale per ogni persona sia riuscire a esprimere quella parte creativa di se stesso, che poi ciascuno di noi può scegliere come fare. E come ci sono state grandissime donne, ma non negli ultimi decenni, ma nel corso della storia, che hanno trovato il proprio percorso di vita senza bisogno di avere figli, e senza sentire il bisogno e soprattutto senza sentirlo come un obbligo, come una necessità, un bisogno sociale. E onestamente su questo tipo di scelte io credo che nessuno dovrebbe sindacare o dovrebbe fare. A chi è diretto dopo un breve sonno? Beh, è diretto a tutte le persone che soffrono per i pregiudizi degli altri e che si sentono il peso sulle spalle di una etichetta, di un'immagine, di un concetto che non gli appartiene. È rivolto a tutte queste persone. E siccome moltissime di queste persone, forse la stragrande maggioranza, come abbiamo detto finora, sono donne, è sicuramente un libro rivolto alle donne, ma non nel senso che è una storia così. Come dicevi prima, come se fosse una sorta di etichettatura, no? Però ho notato che alcuni lettori uomini, addetti ai lavori, che l'hanno letto prima che il libro uscisse perché magari volevano vedere se era interessante, hanno fatto fatica a capire questa storia. Questo l'ho sperimentato, come se fosse una storia che non li coinvolgeva. E quindi missione compiuta. Io spero di sì. Questo punto, no? Sì, l'ultima cosa che volevo dire è che il libro si trova in tutte le librerie, quindi... Certo. Ecco, chi fosse interessato a sapere qual è la storia di Alice e Daniele non fa molta fatica a trovarlo da nessuna parte. Che poi Daniele è un futuro uomo, quindi figlio di donna, come sono tutti gli uomini. Eh sì, questa è una cosa di cui spesso ci scordiamo. Sì, è un futuro, ma è già un ometto lui, anche così piccolo com'è. Ecco, anche perché credo che poi alla fine di tutto il messaggio sia non stereotipare né da una parte né dall'altra, no? Chiaramente la narrazione ha bisogno di una sua evoluzione, quindi dinamiche che l'autore ha deciso di interpretare e di stendere in questo modo. C'è un ultimo messaggio che è proprio molto sintetico e che non anticipa troppo, è che l'amore è importante in qualunque forma si manifesti. E io chiuderei così. Credo che non ci sia miglior chiosa. Grazie a Francesco Tranquilli. Alle mie Grazie spalle vi ripropongo nuovamente la copertina di Dopo un breve sonno. Lo potete acquistare in libreria. E, insomma, bocca al lupo per questo e per altri progetti che so ci sono in campo. Ringrazio Grazie. Moltissimo anche Valentina Pacetti per la sua profonda lettura. Grazie per essere stata con noi. E noi ci fermiamo invece per la pubblicità. Tra poco affronteremo un caso nazionale che si ricollega proprio alla parità di genere, alle discriminazioni, e ancora una volta protagonisti sono le donne. A tra poco.